Allora, oggi parliamo del Real Life Witchcraft, quindi siamo al quarto video in realtà della Real Life Witchcraft e andiamo ad analizzare dei consigli, per la precisione 9 consigli, legati alla lunazione di aprile. Faccio sempre le solite premesse, sapete che la lunazione di aprile si intende dal primo giorno di luna crescente fino alla luna nuova in aprile, ovviamente. E questo progetto è fatto per coloro che non hanno il tempo, stanno male, non hanno neanche voglia magari di fare un rituale in onore della lunazione, ma vogliono comunque connettersi con le sue energie. Quindi vi ho trovato appunto 9 consigli, pensati un po' su così a caso. Questa volta non mi sono tanto dedicata a guardare gli altri che cosa dicevano, ci ho pensato da sola. Spero di aver fatto partorito delle cose corrette. No, corrette, insomma, diciamo abbastanza giuste. Allora, numero 1, studiare il simbolismo della lepre, dell'orso e della colomba, soprattutto della lepre e soprattuttissimo, non importa, se uno di questi vostri animali o più di questi vostri animali sono i vostri totem, in particolar modo la lepre e il coniglio di conseguenza, perché sono molto legati ad aprile, coniglio delle uova, in realtà è legato anche ad Ostara, ma non importa, lo mettiamo anche ad aprile, luna della lepre, quindi andiamo proprio a concentrarci su questo animale perché le caratteristiche di questi tre animali si riscontrano nelle energie che ci circondano in questa lunazione. 2. Bruciare del patchouli. Il patchouli è una delle piante relative a questa lunazione, principalmente se ne consiglia un'altra, ma quell'altra la vediamo dopo. Non importa. Allora, il patchouli perché? Perché il patchouli ha un odore molto dolce, un odore molto forte, tipico di questo periodo, di questa lunazione, e tutto quello che il patchouli fa, diciamo, con il suo odore è anche attivare un po' con questo odore dolce, attivare un po' quest'aria un po' frizzante, queste energie un po' frizzantine che sono tipiche di questa lunazione. Quindi bruciare il patchouli è assolutamente ottimo. 3. Cucinare con il basilico. Di solito il basilico viene detto di farlo bruciare questa lunazione, ma questa volta ho voluto stravolgere perché molti si stanno affezionando, io compresa, alla kitchen witchcraft, quindi alla stregoneria all'interno della cucina. Cucinare con il basilico cosa significa? Semplicemente applicare tutte le proprietà dell'erba trasferendole nel vostro piatto di pranzo, di cena, di quando vi pare. E quindi trasferire le proprietà, invece di farle agire dall'esterno, bruciandole e inalando del profumo, farle agire dall'interno, quindi lo mangiate e agisce direttamente da dentro di voi. Quindi cucinare con il basilico è assolutamente in linea. Inoltre, il basilico è una delle piante, diciamo, più usate in cucina, perciò voglio dire, è anche abbastanza semplice ficcarlo in qualche ricetta senza doverla per forza stravolgere. 4. Fare attività fisica di qualunque genere. Allora, la lunazione di aprile è un momento frizzante di risveglio, quindi fare attività fisica, non importa se la fate già intensificata in questa lunazione. Perché fare attività fisica risveglia quelle energie, vi risveglia il corpo, ok? Cioè, fino adesso siamo stati, scusatemi, sistemo i calzini. Fino adesso siamo stati, non dico addormentati perché Ostara è già arrivata, però siamo agli inizi del risveglio, ok? Quindi ci portiamo ancora dietro, comunque, c'è sempre quel rimasuglio di energie ancora vecchie che sono in noi. Facendo attività fisica di qualsiasi genere, potete fare corsa, potete fare calcio, pallavolo, pilates, yoga, fate quello che vi pare, purché appunto la facciate per togliere via queste energie tramite il sudore, quindi detossinandovi, e tramite anche il movimento. Se lo fate all'aperto, meglio, perché ad esempio anche il vento vi può aiutare, poi vi fate la doccia, quindi vi purificate nuovamente, perciò è un ottimo modo per tirar via definitivamente, in maniera più che definitiva, si spera, le energie vecchie invernali che ancora abbiamo dietro. 5. Incantesimi di prosperità e fertilità. Sono i due tipi di incantesimi che sono assolutamente propiziatissimi da questa lunazione. Quindi tutto quello che riguarda il denaro, tutto quello che riguarda il lavoro, tutto quello che riguarda il successo, tutto quello che riguarda le vostre idee, le vostre creazioni, tutto quello che riguarda, fatemi pensare, la maternità anche in questo caso, tutto quello che riguarda prosperità, fertilità, fecondità è assolutamente propiziatissimo. Quindi questi due tipi di incantesimi, barra 3, contando anche la fecondità, sono assolutamente consigliatissimi. Se li dovete fare, se non li dovete fare, non importa. Però se dovete approfittare, approfittate di questo momento.
6. Preparare o decorare uova colorate e fare una caccia alle uova. Questa è una cosa tipica paganella che in Italia è rimasta molto poco, ma che si verifica tantissimo in Germania. Infatti mi ricordo, ho studiato lingue, ho studiato anche tedesco e ovviamente quando studi la lingua studi anche la cultura, è ovvio. E mi ricordo tantissimo di un video che ci aveva fatto vedere la nostra professoressa, dove praticamente vedevi queste case, era Pasqua, ma chi se ne frega, però vedevi queste case ricoperte, ma veramente ricoperte di uova colorate. Ovunque, appesa agli alberi, nelle siepi, appesa alle finestre, appesa alle porte, appesa alle maniglie, ovunque c'erano ste uova e poi i bambini che diventavano matti andare a cercare le uova e chi più ne aveva vinceva un premio che di solito erano le uova di cioccolato, però insomma, per capirci, no? È un'ottima idea da fare specialmente se avete dei bambini, se volete tentare di introdurli a questo genere di discorso. Appunto decorare le uova, potete anche fare delle uova voi finte e poi decorarle oppure usare le uova vere, questo è totalmente indifferente. Poi si nascondono o si appendono in determinati luoghi ovviamente accessibili ai bambini se giocate con i bambini e poi i bambini vengono liberati ad andare a cercare per la casa, per il giardino o non so, per la scuola, insomma dipende da dove lo fate, queste uova e chi più ne ha più ne riesce a raccoglierne, ovviamente poi riceve un premio che appunto di solito sono le uova di cioccolato, il che è strettamente ricollegato all'attività numero 7, preparare o mangiare uova di cioccolata. Uova di cioccolata, le uova sono il simbolo di Ostara e anche di aprile, di un pezzo di marzo e di aprile, perciò le uova di cioccolato sono assolutamente in linea, questo è il cane che abbaia, sono assolutamente in linea con il periodo. Non fateci caso, tentate di non farci caso, provateci. Quindi sono in linea con il periodo ed è facile anche trovarle e mangiarle perché ovviamente c'è Pasqua, quindi voglio dire, è abbastanza semplice trovarle. Se poi il cane sta zitto mi fa un favore, però andiamo avanti. Numero 8. Aspettate un secondo. L'ho mandato fuori ma si sente uguale, mi sa. Comunque vabbè, noi andiamo avanti. Quindi 8. Indossare abiti con i fiori oppure i fiori nei capelli. Questo perché? Perché la lunazione di aprile è quella subito successiva a quella di marzo e quella di Ostara. Quindi, oppure rientra direttamente in quella di Ostara, questo dipende quando è la luna piena, ma non importa. Comunque, la lunazione di aprile è strettamente collegata alla primavera, strettamente collegata ai fiori, perciò indossare dei fiori nei capelli se siete un po' più hippie, oppure indossare cose floreali, tipo questa, che ha le rose blu. È in linea con il periodo, è in linea con le energie, soprattutto vegetali, e con il risveglio della natura. Ok? Ultimo consiglio, quindi 9, fare un picnic. Fare un picnic principalmente per due cose. No, tre. La prima per stare un po' insieme, ma in realtà potete farvelo anche da soli, quindi voglio dire, non è che succede chissà che cosa. La seconda perché siete circondati dalla natura, quindi riuscite a vedere la natura, effettivamente è tangibile il cambiamento che c'è stato. E perché vi sedete per terra e appoggiando i glutei per terra riuscite a fare un bel radicamento, ma di quelli veramente come si deve, e ad assorbire le energie della natura che vi circondano. Quindi è assolutamente consigliatissimo fare questo genere di esperienza. Detto questo, vi lascio un bacione, finisce qui il Real Life Witchcraft della lunazione di aprile. Noi ci vediamo il prossimo mese con la lunazione di maggio, sì, aprile, maggio, giugno, sì, maggio. Vi lascio un bacione e noi ci vediamo nei prossimi video.